sua missione da solo, ma chiede ai suoi discepoli di aiutarlo. Chiede di andare, di anticipare il suo arrivo nelle varie città, di preparare la strada, in modo che egli stesso potrà trovare la situazione pronta perché il suo annuncio arrivi al cuore degli uomini. In qualche modo la festa liturgica di San Giovanni Battista, che abbiamo rinviato per due ragioni: la prima perché coincideva con l'ingresso del nostro nuovo vescovo Vincenzo Rofino, e la seconda ragione era perché coincideva con il giorno del mercato, trovano comunque, per analogia, anche per la forte attinenza e per il richiamo biblico forte, il suo perché. Gesù manda i suoi amici come accadde che Giovanni Battista fu mandato ad annunciare la sua venuta. Il Vangelo è in piena sintonia a come San Giovanni ha incarnato e proposto nella sua predicazione questo annuncio che ha accolto e ha fatto suo quando ancora era nel grembo di sua madre. Altro motivo per rendere grazie al Signore questa sera è perché questa festa è frutto della partecipazione di ciascuno di noi, e anche nella colletta, quando girerà il cestino per l'offerta, tutto ciò che raccoglieremo andrà a compiere, andrà in qualche maniera a completare le spese per l'investimento di questa serata. E questo deve essere anche motivo di rendimento di grazie al Signore, perché la festa, che in qualche maniera indica l'atteggiamento dell'uomo, di come vive in pienezza il suo tempo, è possibile che egli la viva perché condivide con altri non ciò che non ha, ma quel poco che lui possiede. Allora dal poco di tutti è possibile vivere momenti di festa e di gioia. Allora ci alziamo in piedi, con il canto d'ingresso accogliamo i celebranti, rendendo grazie al Signore per questo gigante della fede, di cui imploriamo il suo zelo apostolico, San Giovanni Battista, lo zelo per la missione, e che ci confermi nella nostra fede. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È dominante, credo, in ognuno di noi il sentimento della gratitudine per quanto il Signore ci concede. Guardare sempre e tutto con occhio di fede e accorgersi che il nostro è un Dio meraviglioso, che crea sempre cose nuove per allietare i suoi figli. Non per nulla il canto è stato un invito ad aprirsi alla gioia, perché nelle feste bisogna gioire. Una festa senza gioia non ha senso. Io direi, accettando questo invito della Scuola Cantorum, di
rivolgerci un momentino, in un attimo, la domanda e il rammarico del Signore su Gerusalemme. Gerusalemme, se tu sapessi che cosa manca per la tua gioia. Capite? Interrogarci e chiederci, ma che manca per la nostra gioia? Manca un che o un chi? Il che sono le cose, sono i gradi della gioia. Il chi è Dio, che veramente è la gioia e la sa donare. Se viviamo in dissonanza con Lui, a Dio gioia, avremo delle soddisfazioncelle umane, ma è un'altra cosa. Ecco, diamo uno sguardo alla nostra vita e chiediamo perdono al Signore di quante volte siamo nemici di noi stessi perché distruggiamo ciò che produce la vera gioia. Padre, a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Del tuo figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Del profeta Isaia: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Fratelli, quanto a me, non vi sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né... Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. E diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Sia lodato Gesù Cristo.
Beh, adesso permettete che facciamo una considerazione molto familiare. Ci raccontiamo le cose con spirito fraterno, alla ricerca, come tutti dobbiamo essere, di un bene superiore, di una gioia in più che non abbiamo, e di un sogno in più che dobbiamo realizzare. Noi ci facciamo guidare dal Vangelo di Luca, che poi Luca è un innamorato di Giovanni Battista, perché è l'evangelista che più si preoccupa di descriverne le caratteristiche. Ecco, il Vangelo lo leggiamo con riferimento a Giovanni Battista, perché Giovanni Battista è un cristiano, è stato un cristiano come noi. I santi sono stati dei cristiani, così seri e così realizzati in Cristo, che poi hanno lasciato un buon profumo sulla terra e si sono salvati l'anima. Per cui la santità non è un fatto eccezionale, la santità non è la roba da santi, la santità è roba da cristiani. Ognuno che vuole essere cristiano a modo di Cristo si preoccupa di diventare santo, se no che lo fa fare il cristiano? Per andare alla messa senza guadagnare niente. Ecco, quindi il ricordo dei santi è stimolo per noi. Beh, avete sentito il Vangelo di oggi? Gesù organizza una squadra di 72 uomini e li manda a due in tutti i villaggi dove lui sta per andare, e per suscitare attenzione, curiosità, presenze, in modo che arriva il Signore e trova gente a cui può rivolgere la parola. E a questa squadra Gesù dà delle indicazioni precise. Adesso noi facciamo questo sforzo di memoria. Tra i luoghi mandati a visitare da Gesù c'è pure Policoro. Quindi due di questi 72 sicure saranno venuti pure a Policoro questa sera a dirci le proposte del Signore. Vediamo un po' quali sono le proposte che il Signore ci manda. Beh, prima di tutto c'è un rammarico in Gesù. Dice, guardate un po', siete 72, divisi poi in due, siete 36 gruppi, 36 coppie, ma quanto ne vorrei di più? La messa è molta, gli operai sono pochi, cioè il bene da fare è tantissimo, però quelle che si impegnano a fare bene, a sporcarsi le mani per fare bene, sono pochi. Per cui possiamo fare solo una parte di bene, perché mancano le forze. Più aumentano gli operai, più il bene si fa. Ecco, prima raccomandazione, seconda raccomandazione. Guardate, io non vi mando in mezzo ai santi, in mezzo agli uomini buoni, dove andando vi acclameranno, vi batteranno le mani, ma che vi mando come pecore, come agnelli in mezzo ai lupi, agnelli in mezzo ai lupi. L'agnello non ha nessuna difesa, non c'ha le zanne, non c'ha le unghie, non corre, non c'ha l'urto, non c'ha la forza, non sa scappare più di tanto. Chi è che non sa ammazzare un agnello? Quindi prendere un agnello e mandarlo in mezzo a una mandria di lupi e consegnarlo per un buon boccone ai lupi. E il Signore dice, voi andate in mezzo ai lupi armati solo della forza della vostra bontà. Le forze fisiche non ce l'avete, le forze economiche non ce l'avete,
perché vanno senza sacca, senza denaro, nulla, senza bisaccia, niente, 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 armati solo di povertà. E con la vostra povertà, ma con la forza della vostra bontà, dovete vedere di convertire sti lupi, senza farvi mangiare. Continuo ancora dicendo che andando in questi paesi, in queste frazioni o villaggi, guardate, dovete portare cose buone. Prima di tutto dovete dare una coscienza grandiosa. Dovete dire che in questi villaggi, quindi anche a Policoro, la gente non è gente abbandonata, dimenticate da Dio e dagli uomini, come si dice. No, no, siete al centro dell'attenzione di Dio, perché dite a tutti: il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è Gesù stesso. È vicino, vuol dire che è qui, in questo luogo, nel caso nostro, a Policoro. C'è vicino Gesù, è presente nel luogo e nel tempo. Il 3 luglio 2016 è un giorno permeato, pieno della presenza di Gesù. Quindi il luogo che calpestate è un luogo meraviglioso, dove si può fare tanto, ma tanto, tanto bene, perché c'è Gesù presente nel tempo e nel luogo. Continuo ancora dicendo che in questi luoghi che dovete portare? La pace. Entrando direte: pace a questa casa, pace a questa casa. Portare la pace, essere i portatori di pace, i confortatori e i diffusori della gioia, e realizzare in pieno il disegno di Gesù su di noi. Gesù dice: io sono venuto perché la mia pace sia in voi e la vostra pace sia abbondante. Mica ce ne vuol dare poca la pace, Signore, se la vuol far vedere soltanto. Ce ne vuol dare in misura grandiosa e abbondante, tale cioè da superare. Ce la dà oltre il nostro bisogno. E poi mette pure un po' concretamente in allerta gli apostoli. Chiaro che in questi paesi così connotati voi troverete chi accetterà le vostre proposte, chi invece gira le spalle e non vi vuol sentire, non vi accoglie, vi manderanno via, vi stimeranno dei perditempo, gente di cui non hanno bisogno. Gesù dice: fateli mandare via, se non vi accolgono lasciateli, non maledicete, non maledite nessuno, sono liberi di mandarvi pure a casa, sono liberi di non ascoltare le vostre parole, però renderanno conto a Dio un giorno, perché hanno perso una grande occasione, l'hanno trascurata volutamente e mi devono rendere conto perché non hanno utilizzato un bene che io ho organizzato per loro. Beh, gli apostoli fanno questo lavoro, tornano contenti. Ecco, il Signore si compiace perché dalla predicazione il potere di Satana si indebolisce. Vedevo Satana cadere come folgore. Battuti questi diavoli, ecco, dall'azione missionaria degli apostoli. E il Signore quindi loda Dio, ecco perché è avvenuto tutto questo. Questo è il Vangelo. Questo Vangelo l'ha praticato in pieno Giovanni Battista, che poi è un giovane. Sapete, Giovanni Battista è campato 31 anni e mezzo, neppure. Un giovane franco, annunciatore intrepido, assertore fiero di giustizia. Però, amici miei, nel mondo di lupi,
Chi è che vi fa parlare liberamente? Quando uno parla e forte annuncia, sconvolge le coscienze, ti mettono a tacere. E sapete come? Tagliandoti la testa. Giovanni Battista si vide così tagliare la testa, la sua testa, per gioco, per uno spettacolo, per un compleanno. Era scomodo, perché era una tentazione al perfezionamento per tutti quelli che erano lontani da Dio. E Giovanni ha predicato dappertutto, ha annunciato dappertutto, è andato in mezzo ai lupi, ha camminato sopra i serpenti e gli scorpioni, sulle potenze del nemico, e non si è interessato di niente. Perché i cristiani, quando sono veri, non è che vogliono vivere in una città di santi, dove tutti sono buoni, tutti sono onesti, e perciò anch'io sono onesto. Ma non c'è gusto ad essere buoni in mezzo ai buoni. Noi cristiani dobbiamo imparare ad essere buoni in mezzo ai diavoli. Io dico che se a Policoro mancano i diavoli, noi non possiamo fare i cristiani. Come si fa a fare i diavoli senza, a fare i santi senza diavoli attorno? Quindi è una situazione di salvezza. Chiamo diavoli, dico i lupi, gli uomini prepotenti, superbi. Beh, che c'è a Policoro qualcuno che si dà un po' troppe arie, no? Ogni tanto sembra che qualcuno abbia il sangue bianco nelle vene, vuol far credere, poveretto, si rende pallone gonfiato soltanto, non vale la pena recitare la parte dei superuomini, perché non ci sono superuomini, siamo uomini e basta. Ecco, ci sono qui da Policoro anche queste situazioni negative, però, cari fratelli, io dico che se siamo cristiani dobbiamo saper stare anche in mezzo ai lupi, girare e trovare per le strade i serpenti, gli scorpioni, cioè sono gli uomini scorpioni, gli uomini serpenti, da cui dobbiamo imparare a difenderci e ai quali dobbiamo anche rivolgere una nostra parola con l'esempio e con la parola e con la vita, con tutto, a cercare valori superiori. È importante. Ecco, forse quando parliamo di lupi ci dobbiamo ricordare che ci sono pure i lupi solitari, cioè quei lupi che non vivono manco in branco, vivono da soli, e chiunque sta da solo diventa un arrabbiato, è sempre scontento, maledice il mondo, e se può fare del male te lo fa pure. Forse a Policoro dobbiamo stare attenti, perché corriamo il rischio di coltivare la solitudine, di chiuderci nelle nostre case e non abitiamo le strade. Vedete, la festa l'abbiamo inventata quasi per obbligare i policoresi a scendere, ad abbandonare le case, a incontrarsi, a salutarsi mangiando una nocciolina, una nocella, mangiando un gelato, incontrarsi, salutarsi, no, socializzare, scambiarsi una battuta, fare dei passi insieme. È bellissimo, cari fratelli. E il cristiano serve anche a questo. Il cristiano vive la socialità, perché noi siamo animali sociali. Il cristiano è chiesa, e la chiesa è tutto questo. Ecco, ma poi un'altra nota che non dobbiamo dimenticare. Io ripeto, vedo Policoro com'è e mi ricordo com'era nell'altro secolo e nell'altro millennio, nel secondo millennio. Nel secondo millennio io ero qui, e c'erano però pure tanti di voi, siamo coetanei con molti di voi, siamo dell'altro secolo e dell'altro millennio, va bene, però ricordo negli anni Ottanta Policoro, una cittadina che cresce, piena di speranza, di fiducia,
di intraprendenza, sognatori. Chi è che non investiva, chi non lodava, chi non si sentiva superbo di essere cittadino di Policoro, la città del futuro, la più giovane città della Basilicata, la città locomotiva che avrebbe trascinato tutta la Basilicata verso la grandezza. Ci sentivamo protagonisti, attori di un mondo nuovo ed era bello, perché un po' le sorti della Basilicata passavano per Policoro ed eravamo tutti coscienti. Un secolo dopo, ecco nel 2014, quando rivengo trovo Policoro calma, ferma, le strade vuote, i giovani sono nei pub, non c'erano più sotto i portici, i giovani invisibili perché sono diventati visibili solo di notte, e noi siamo diurni, noi siamo animali diurni, giriamo di giorno e i giovani non li incontriamo e quindi ci siamo sentiti tagliati fuori. La sfiducia, la mancanza di lavoro, e gli incidenti, le tante malattie che sfociano nella morte. Dico, ma dove è finito Policoro? Ma non è questa la Policoro che io avevo sognato, che avevo lasciato? E allora ci siamo chiesti con gli amici, che facciamo? Piangiamo? Ricordiamo il passato per piangere nel presente? Non è meglio che ci interroghiamo e diciamo, Policoro sta perdendo qualcosa, è sedata, la ravviviamo, facciamo qualcosa per renderla più viva, più carica di speranza, più bella, più vivibile? E ci siamo messi a fare qualcosa. E in questo progetto io propongo a voi di entrarci. Ogni cittadino deve essere costruttore della città che abita. Ogni cittadino non solo deve dire, ma il comune che fa? Che fa per me? Qui c'è Montano che rappresenta il sindaco, non glielo dire se dico qualcosa di brutto. Va bene. E dicono, ma il sindaco che fa? È l'erba, è le cose abbandonate, è il... E tutta la zona del mare sembra un ghetto, ma insomma che fa? Vabbè, se noi diciamo questo non facciamo granché, perché il sindaco fa quello che può, perché la scarsezza economica ce l'ha pure il comune, oppure non è vero, pure lì manca qualcosa, in parte è vero. Io direi, facciamoci una domanda inversa, quella che si fece pure John Kennedy quando disse, è arrivato il tempo di smetterla di chiedermi che può fare lo Stato per me, e mi chiedo da oggi che cosa posso fare io per il mio paese, come renderlo più bello, come renderlo più pulito, come renderlo più vivibile, più sociale, come generare una speranza in più tra i policoresi. Come dare coscienza che viviamo nel paese più bello e più moderno della Basilicata, e che le speranze della Basilicata partono da Policoro. E Policoro non sono le mura, Policoro siamo noi, cari fratelli, che portiamo sulle nostre spalle la responsabilità di una storia futura che dobbiamo aprire in questo momento. Ma questo come? Nel nome di Gesù. Io non credo che ci siano altre forze nel mondo capaci di una rivoluzione profonda e rinnovatrice qual è la presenza del cristianesimo. Quando il cristianesimo è vivo ed è vero, per sua natura diventa rivoluzionario, ma senza spargimento di sangue. Spargimento di buona novella, di bontà, di onestà, di interesse dell'uno per l'altro, di un cammino insieme,
di un sogno che tutti condividiamo e al quale, ecco, facciamo riferimento. Ecco, cari fratelli, io vorrei proprio lasciarvi questo messaggio. Amiamoci come i policoresi e ognuno faccia qualcosa di bello per gli altri. Nessuno si deve permettere di essere contento senza che lo sia pure l'altro. Vale la testimonianza di una ragazza che abbiamo citato più volte qui a Policoro, una ragazza cristiana che un giorno pregava il Signore così: Signore, io voglio la gioia e te ne chiedo tanta, però se la mia gioia non passa agli altri, togliala via pure da me. Io non voglio una gioia isolata per me, voglio una gioia che in me trovi un trampolino di lancio per arrivare sugli altri. Ecco, preoccupiamoci un po' di più di come rendere gioiosi tutti. Staremo bene se tutti cerchiamo di star bene. Se stanno bene solo alcuni e tanti altri sono nei guai, a Policoro non avremo la gioia. Ecco, io ve ne auguro tanta, ma tanta, tanta, a partire da questa sera. E sia lodato Gesù Cristo. Nello Spirito Santo, e il Signore è e procede al Padre e al Figlio, e con il Padre Figlio della Tavola che lo fa, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Confesso un solo battesimo e il perdono dei peccati. Il Vangelo risponde bene alle tante necessità del mondo moderno e di Policoro, quale unico vero messaggio di salvezza, di pace, di gioia e di speranza. Il Signore ci dice: la missione che gli è stata affidata dal suo fondatore, quella cioè di educare alla fede, nel potere dello Spirito Santo preghiamo. Per il nostro Vescovo Vincenzo, il Signore lo custodisca e gli doni tutto ciò che gli è utile nello svolgimento del suo ministero, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, preghiamo per l'opera educativa e missionaria del Centro Palluminosi, di tutta l'intera famiglia minoziana. Sappia rispondere con generosità e zelo apostolico alle esigenze del nostro tempo, preghiamo. Per noi qui presenti, che condividiamo questo tempo di festa liturgica e civile, perché sull'esempio di San Giovanni Battista possiamo vivere la nostra vita, grati per come lo Spirito ci dona di incontrarlo, preghiamo. Per gli ammalati e le persone sole, preghiamo perché in questo tempo di riposo e di vacanze possano essere aiutate dalla presenza dei propri cari e trovare il conforto nella fede, preghiamo. Per le vittime di ogni genere di violenza, in particolare per i caduti nel Bangladesh, l'offerta del sacrificio della loro vita trovi in Dio il compimento della pace e della giustizia per loro. E dei carnefici si ottengano la conversione, la giustizia e la misericordia, preghiamo.
Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. E accoglio, Padre, i nostri doni nel solenne ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Cristo Salvatore del mondo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per la meraviglia operata in San Giovanni Battista, che fra i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin da grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Adesso cantiamo insieme la preghiera del Padre nostro, ricordando che se Dio è Padre,
per il padre tutti i figli sono uguali e che se ci mettiamo nei confronti degli altri con gli atteggiamenti di superiorità facciamo pietà, riscopriamo i sentimenti autentici del cristianesimo. Ripetendo la preghiera che il sacerdote di solito dice da sola. Via, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni dei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E questa pace pregata, sicura che porterà effetti, ce la scambiamo tra di noi con un gesto e un augurio di cuore. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Saremo di prima e di verità.
compiere tale missione con coraggio, o non ci lasciamo troppo presto scoraggiare dai primi imprevisti sul nostro cammino? Sappiamo che tu sei sempre vicino e non ci abbandoni mai, eppure ci riteniamo impreparati, deboli. Abbiamo paura di gridare al mondo le tue meraviglie. Abbiamo anche pudore dei nostri sentimenti, quasi ce ne vergogniamo. Allora, o Padre, strappaci dalla nostra vita comoda, dalle nostre false certezze, e trasforma la nostra paura in coraggio, perché ognuno di noi possa con convinzione gridare a tutti la bellezza e la meraviglia del tuo messaggio d'amore e possa diffondere attorno a sé il tuo profumo. Sostienici con la forza del tuo spirito, perché non si spenga la fiamma già debole della nostra fede, ma cresca in ciascuno la certezza di essere sempre protetti dalle tue mani e poter dire: se tu rimani al mio fianco, non avremo da temere alcun male e nulla ci potrà separare dal tuo amore, perché tu ci colmerai di attenzioni e carezze e ci consolerai come una madre consola i suoi figli. E prima di darvi la benedizione, così come prevista per la festa del patrono, vi dico che con molta scioltezza, senza appesantimenti, faremo una breve processione. La nostra festa è una festa rionale, però fa parte di una parrocchia, perché qui siamo parrocchia della Chiesa Madre, non siamo parrocchia autonoma. E quindi adesso con la statua sfileremo lungo il corso Siris, arriviamo alla Chiesa Madre, sentiamo la parola del parroco di Don Antonio, ci dà la benedizione pure lui, e ritorniamo cantando e dicendo il rosario. E subito dopo ci sarà la premiazione di tutto il torneo San Giovanni Battista che i giovani hanno completato, e sono tantissimi che stanno ancora giocando. E poi c'è lo sfogo a tutto il resto che vedete esposto lì nella nave. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni, patrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Allora ci disponiamo a fila, la statua viene dietro.